tale e non perché di tuo o no gusto. Chi è? Vorrei dire adesso siamo a Bella Vista, uno dei più grandi, delle più grandi bollicine italiane. Vediamo che cosa ci offrono. E poi ve lo raccontiamo. Spesse volte raccontiamo quali sono le regole della degustazione, quindi una serie di procedure, di indicazioni che occorrerebbe rispettare durante una degustazione. Qui al Vinitaly la degustazione è totale, totalizzante e variegata, quindi queste regole di cui magari avrete sentito parlare vengono un po' meno, ma a riprova del fatto che una di queste regole qui è assolutamente sensata e quasi obbligatoria da rispettare, il sottoscritto Dario, per chi non mi conoscesse o per chi si fosse messo ad ascolto da 2-3 minuti, ha deciso di fare una pausa di qualche minuto perché il tasso alcolemico all'onorevole orario delle 14.50 13.50 ho bevuto a sufficienza. Io farei una pausa, Luca invece va avanti fino a che il sole non sorga domani, perché tanto a domani non c'è certezza. Io invece faccio una pausa perché è opportuno tornare in me stesso, quando anche qualche volta lo sia stato e non è detto di esserci riuscito. Faccio una pausa e mi godo il panorama che va estendendosi intorno ai miei occhi, vedendo sia le, osservando sia le persone che vanno in degustazione facendo le domande tra le più bizzarre, e godendomi anche invece lo stile che i vari stand hanno scelto di adottare per rappresentare al meglio ovviamente i loro vini. Allora dunque, Luca, girovagando tra vari stand, dice: Dario, andiamo ad assaggiare qui che c'è poca gente, svoltiamo un muro di polistirolo o del materiale in cui sono stati fatti, ed era la zona del lavaggio dei bicchieri. E noi, assaggiando un paio di bicchieri lavati, abbiamo detto: ma questo Franciacorta è particolarmente buono, Luca. E Luca... voi non potete sapere a che lo stato di Dario, stato emotivo, sto cercando di evitare portarlo. Ma qui vedo che si mangia, allora direi... allora fermiamoci qui che è un momento interessante. Andiamo qui ad assaggiare a 18, mi resta troppo poco. Adio per Bacco, siamo tornati in Franciacorta, stiamo sempre in Franciacorta, adesso con la cantina Santa Lucia, con il titolare che sta illustrando a Luca una serie di vini, e siccome a Luca non dispiacciono affatto i vini di Franciacorta, sta saccheggiando la riserva aurea, chiamiamola così, della cantina Santa Lucia. Sono andati come dire, un po' a braccio in una loro conversazione riguardante il Franciacorta. Non producono il Pas d'Ossé, che è uno dei vini del Franciacorta più amati da Luca, ma il contributo che danno ad ogni singolo vino non è così esagerato rispetto a vini affini, e quindi ricordano vagamente il Pas d'Ossé, pur avendo un'attribuzione, un contributo, un liquor de spedition comunque aggiunto, ma sinceramente basso, come confermato dal produttore. Con la benevolenza del titolare della cantina Santa Lucia in Franciacorta, di cui mi sfugge il nome, Piero Villa, chiedo scusa, e ci siamo seduti perché Luca non ha apprezzato per niente i vini, e quindi dice: quasi quasi una chiacchierata me la farei. Passo il microfono a Luca e al titolare della cantina Santa Lucia, Piero Villa, così andiamo un po' più nel dettaglio. Allora, raccontaci un attimo le due vigne, quanti ettari c'hai? Allora, le vigne sono tutte ovviamente in Franciacorta, sono circa 30 ettari, suddivisi in 5-6 comuni, ma diciamo che il corpo principale è Erbusco, che è ritenuto il cuore. Comunque, della Franciacorta, e a tutti gli effetti è proprio nel cuore del cuore Franciacorta, perché siamo in paese, quindi... Quante bottiglie fate, producete? Più o meno 120.000 all'anno, nelle diverse tipologie. Ok, perciò che passiamo dal Pas d'Ossé, sì, fino ad arrivare al Brut. Al Brut, il Satin, il Rosé e anche una riserva che ha ormai, con in commercio, 8 anni. 8 anni? Del 2008, quindi hanno fatto 8 anni sui lieviti. 8 anni sui lieviti, sarà uno spettacolo meraviglioso. Ovviamente. Ok. Cos'è che pensi che ti possa distinguere dagli altri?
Allora, noi... È una domanda provocatoria, ovviamente. Sì, ma ovviamente, ma ci sta tranquillamente. Diciamo, la cosa che ci distingue è soprattutto diciamo, l'attaccamento al territorio e soprattutto il tentativo di interpretarlo nel modo più semplice possibile e quindi di dare l'importanza principale al vigneto, che è da lì dove viene l'uva. Infatti non a caso la nostra azienda è un particolare che magari può interessare sì e no, ma è anche biologica dal 2011, quindi l'attenzione al territorio anche da questo punto di vista. E essendo poi io un signore che si è occupato per anni di ricerca in viticoltura, ovviamente la mia passione è la vite, quindi l'interesse è soprattutto lì. Allora, noi abbiamo assaggiato il rosé, che è di un rosé molto tenue, incredibile, quasi io non riuscivo a vederlo, e poi abbiamo usato il pas rosé, non l'avevi portato, perciò abbiamo usato il brut e il satin, perciò tre prodotti meravigliosi. Vorrei strapparti una promessa: se un giorno ti chiamiamo e partecipi a una trasmissione. Assolutamente sì, molto molto volentieri. Ti ringrazio. Grazie. Dario, c'hai altro? Grazie. No, ringrazio ovviamente Piero Villa e la cantina Santa Lucia, ci diamo appuntamento ovviamente in trasmissione uno dei prossimi mercoledì. Molto volentieri. Grazie mille. Tra le varie tipologie di degustatore ne troviamo due in particolare, il centometrista e il maratoneta. Il centometrista è colui che assaggia una considerevole quantità di vini, innumerabili, in un tempo relativamente breve, mentre invece il maratoneta è colui che riesce ad assaggiare più o meno la stessa quantità di vini, ma in un tempo più dilatato, più tranquillo, più calmo. Sono d'accordo con te, siamo un po' una tipologia diversa io e te. Non per niente siamo Sandra e Raimondo. Esatto, perciò c'è un problema. Siamo qui davanti a uno, alla storia del Franciacorta. Sua maestà Berlucchi? Alla storia del Franciacorta, esattamente il Berlucchi. E stiamo assaggiando uno dei vini ultimi nati, cioè il 1961, che è l'anno di nascita del Berlucchi. Cantina suddetta. Berlucchi. Qualcosa di sublime, un perlage fantastico, delle bollicine microscopiche veramente fantastiche, persistenti in un modo incredibile, un profumo con una crosta di pane che è invidiabile e un sapore che con una persistenza meravigliosa. Quindi lo sconsigli? Lo sconsiglio, perché così possiamo berlo più noi. Ne abbiamo più noi da bere. Io lo sto offrendo a Dario, ma so che non lo berrà. Perché... Pausa panino, abbiamo fatto la prima manche, diciamo, con Franciacorta Montedelma. Ettolitri e ettolitri di alcol. Ettolitri. No, però siamo assolutamente sobri. Chi? Io. Lui. Io anche, ma faccio finta. E adesso una pausa a spuntino, perché poi la giornata prosegue con la seconda parte, che non sappiamo ancora bene come approcciare. Come la sappiamo? No, la sappiamo perfettamente, andiamo a Sforzate della Valtellina, sicuramente. Andiamo in Lombardia. E poi credo la Puglia. Lombardia-Puglia, sì, sto perché salto è una... spazio temporale. Sì, perché pensavo che... Però Dario, dimmi pure tu, che è una delle regioni che sta crescendo in un modo esponenziale. Più velocemente. Perciò penso sia giusto andare lì. Meriti un assaggio da parte nostra che... che sappiamo benissimo, vabbè, a che punto siamo arrivati. Hai capito? Perciò per gli amici di Oppenbacco facciamo un salto lì, dovremo bere un po'. Ci vediamo in Puglia. Siamo in pausa pranzo, stiamo prendendo due panini perché non mi sembra che ci sia molto altro qui al Vinitaly. Perché noi non ci va di fermarci. No, ci sono alcune velocissime considerazioni. La prima, qui nello stand dello snack della Franciacorta servono anche vino. Se tu chiedi in cassa un bicchiere di vino, lo abbiamo. Noi però non l'abbiamo preso. Stranamente non l'abbiamo preso. Poi qualcuno ha preso il caffè. Non ci piace, adesso non serve molto. Qualcuno ha preso la Coca-Cola anche. Io ti volevo dire una cosa. Che ne pensi se la macchina la guida con freddo? Io ho il
sospetto che sia l'unica chance per arrivare sani, indenni non lo so, diciamo abbastanza sani al nostro bed and breakfast che ci ospiterà questa sera. Quindi chiederemo al suddetto se avrà la bontà di accompagnarci. Anche se non ama la macchina, però se gentilmente gli tocca per forza. Siamo alle prese con la Valtellina, sempre zona Lombardia, chiaramente non Franciacorta per ovvi motivi, perché stiamo in Valtellina. Valtellina, patria del nebbiolo leggermente passito, possiamo dirlo? Anche, non solo. Non anche. Solo, per carità, però insomma il vino di punta della Valtellina è lo Sfursa nella sua accezione più conosciuta, ad opera della cantina Nino Negri, che andiamo a degustare se riusciamo ad avvicinarci al banco, perché è piuttosto presidiato, ma noi siamo ottimisti. Luca ha i gomiti belli evidenti, riesce ad usarli a modo senza andare in parapiglia è tanto, tanto antico, e ci avviciniamo a Nino Negri e di loro vini. Ma grande vitigno, grande cantina Nino Negri, e speriamo di trovare lo Sfursato della Valtellina, che è un vino fantastico, che eccolo lì, lo vediamo già anche in una meravigliosa bottiglia, e speriamo di poterlo assaggiare, perché è un vino eccezionale, ricordiamo, passito. Sulla degustazione Nino Negri anche il palato comincia a dare evidenti segni di... Stai cedendo sulla fascia, e andiamo fuori e prendiamo un po' d'aria, perché la degustazione a Valtellina avrebbe meritato qualche minuto in più, ma complice la compagnia. Luca, dopo un po' e bevi di qua e bevi di là e bevi di sopra e bevi pure di sotto, non c'ha il fisico. Io non c'ho più il fisico di 62 anni fa, che me lo ricordo mi reggeva abbastanza. Stiamo uscendo per andare a prendere un pochino d'aria, soprattutto io, e addormentarmi sotto un pino silvestre, se esiste. Non credo che esista. Ma io, qualsiasi pino, anche non pino, a dire la verità, perché la partenza di questa mattina è stata comunque nel suo piccolo impegnativa. Vedo della luce e adesso vediamo quello che succede. Siamo passati nella regione... Dobbiamo andare... Vai, ricomincio. Siamo... Tanto non monto nulla e tu lo sai. Benissimo. Siamo passati nella regione Puglia, siamo nella cantina Apollonio, intanto lo stand notevolissimo. Meraviglioso. Uno stand fantastico. Un black, un dark, molto intimo, sì. Molto, molto elegante. Abbiamo parlato con il titolare che ci ha presentato Marcello, i suoi vini. Marcello Apollonio, una cosa devastante. Abbiamo assaggiato un rosé barricato, il quale rosé barricato non è così stupendo. Comune. Un rosé, diciamo, da tutti i giorni, che non vuole essere un aspetto secondario, ma che è invece un aspetto che ci consente appunto di assaggiare il vino tutti i giorni, con un bellissimo tappo in silicone bianco. Dario è rimasto impressionato perché, dal tappo, perché bianco in silicone non c'è mai capitato. Io invece sono rimasto impressionato dai vini, che sono secondo me qualcosa di veramente, veramente notevole. Bello il Negramaro, bella la bella struttura, il barricato del Chardonnay, bravissimo. Lo Chardonnay barricato non era assolutamente così terziario, forte, ma un gran prodotto. Apollonio, da assaggiare Chardonnay. Prendiamo qualche soldo? No, come al solito, però ci è piaciuto il vino. Però ci beviamo il vino, il che non è male.